Come ci stavano in Spagna? Mi trattavano bene, però la prigione è sempre prigione. Nascono molto severi, eh? Un giorno mi racconterai come hai fatto per quella cazzata là che ti hanno sbattuto in galera. Scusate, ma io non so niente. Potete dirmi qualcosa? È stato 5 anni in galera in Spagna. È stato per amore, Silvi. Tu sai cosa vuol dire uccidere una persona per amore? Eravamo innamoratissimi. Una sera andammo in un ristorante e lei guardò un altro. Non l'avrai mica ammazzato perché ha guardato un altro. L'ha guardato 2 volte. Comunque non parliamo di me. Ma è vero che ti chiamano ancora la tigre del materasso? Il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha. Che colpa ne ho? Famosa ospitalità, scusa. No, c'è. Dai, con calma. Arriva tuo prima fratello, io, qui dopo, non ti preoccupare. Sì, tranquillo. Dai, un passaggino. Grazie, signore. Ecco. Brava. Guarda, mi fa proprio male proprio qua. Oh, e io? Sono l'ultima ruota del carro. Francesco, visto che sei arrivato dalla Spagna, sei stanco, perché non vai fare un riposino sul mio letto? Ah.